La fotografia di paesaggio è morta? Come faccio a rendere la foto più originale nel marasma di immagini che ci sono sul web? Ne parleremo in questo video. Ciao a tutti, io sono Phil Santer e benvenuti al mio canale. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. L'argomento di oggi, di questo video, è a me molto caro, perché ovviamente nella domanda iniziale che vi ho fatto nell'intro un po' ho voluto mettervi la pulce nell'orecchio, ovvero la fotografia di paesaggio è morta? Cioè è tutto quanto stato già fotografato? Come posso riuscire a rendere qualcosa mio e personale? Io credo che è una domanda che un po' tutti quanti possono porsi a seconda del proprio livello di crescita professionale nel mondo della fotografia. Infatti, diciamolo, da quando ci sono le fotocamere sui telefonini, chiunque potrà fare una foto di paesaggio, comunque chiunque abbia una fotocamera, che sia un telefonino, quindi proprio basilare, o anche una fotocamera reflex, mirrorless, quello che desiderate, comunque sia, credo che chiunque voglia immortalare un paesaggio perché qualcosa gli comunica, che sia solo semplicemente stupore o qualcosa di più particolare. E quando lavoriamo a quel livello, cioè riuscire a trasmettere qualcosa con un'immagine, credo che l'originalità e la personalità siano l'unica cosa che davvero possono renderci diversi l'uno dagli altri. E come riuscire a rendere questa originalità della nostra persona a una fotografia è tutto quanto un discorso di, diciamolo, sperimentazione e provare cosa riesce e cosa non riesce. In questo video un po' ne parleremo. Comunque sia, se sei nuovo nel canale, qui su Phil Santer trattiamo fotografia, come potrai immaginare, con tutorial più o meno come questi, con un po' tecniche di post-produzione, con vlog fotografici e soprattutto speriamo un po' di van life e giri in mezzo alla natura quando questa, diciamo, emergenza ormai annuale sarà finita. Detto questo, se ti può interessare, questo può essere il buon momento per iscriversi. Detto questo ragazzi, siamo subito con questi piccoli accorgimenti e iniziamo con il primo punto, il primo e più fondamentale di tutti: smettiamola di copiare gli altri. Al primo punto c'è sicuramente quello di smettere di copiare gli altri, ma qui volevo fare una grande premessa iniziale. Se sei all'inizio del tuo percorso fotografico, quindi stai ancora cercando di capire come esporre bene le foto, non riesci bene a scattare, o anche più semplicemente sai già scattare ma non riesci bene a sviluppare i tuoi scatti, fermati un attimo, ci sta se sei agli inizi imparare da qualcuno, avere qualcuno come mentore, o anche per assurdo, lo dico io per primo, prendere una foto, farla uguale e copiarla anche come edit. Però io dico che quando poi si migliora, in qualche modo si passa di livello, diciamo, e si inizia a migliorare, ci sta smettere, o meglio ci dovrebbe stare, smettere di copiare qualcuno e iniziare a camminare con le gambe proprie. Questo perché, non so voi, ma a me mi capita spesso sul web di vedere foto tutte quante uguali, che sembrano fatte dalla stessa persona, stessa location, stessa composizione, e secondo me la cosa peggiore, la condizione peggiore, è lo stesso edit. Lo stesso edit perché poi dopo ne parleremo un pochino, ma semplicemente è, a mio avviso, il momento più originale per noi, per riuscire a essere noi stessi, per l'appunto, per riuscire a imprimere uno sviluppo particolare alle foto, perché poi le altre variabili, ne parleremo, non è che sono tantissime, almeno una fotografia di paesaggio. Questo non vuol dire però, ecco, non lasciarsi ispirare, soprattutto da ambienti molto diversi a fotografia, poi ne parleremo, ma anche, non so, da un fotografo che in qualche modo ammiriamo o da una foto che ci piace. Ispirarsi vuol dire prendere un solo elemento o una piccola serie di elementi di quella foto, non so, che ne so, un colore, una tonalità, e prenderla e portarla nella nostra foto sviluppandola nel mezzo, quindi mettendoci del nostro. Un conto invece è copiare, prendere e appiccicarlo direttamente a un'immagine. Direi che non è il massimo come aspirazione quello di copiare, e non è neanche una grossa crescita personale. Detto questo, andiamo al prossimo punto. Al secondo punto c'è la variabile che possiamo davvero controllare e rendere nostra. Fondamentalmente le variabili del paesaggio sono 3/4. Una è la condizione luce, condizione climatica. La condizione, diciamo, che è l'unica cosa che non possiamo prevedere, per quanto in qualche modo le varie app, il meteo ci prova, è l'unica cosa che rende davvero un'immagine fenomenale, stratosferica, o la rende piatta, inutile o anche impossibile da gestire. La seconda è la location, quindi un posto bello da ritrarre, e la composizione che c'è dietro. Ci sarebbe anche la tecnica fotografica, quindi come abbiamo fotografato l'immagine, e infine la variabile un po' più importante, almeno secondo me, è lo sviluppo fotografico. Cercare di trasmettere attraverso l'edit qualcosa che va oltre come era il posto in sé per sé, quindi trasmettere, non so, una sensazione, un'emozione attraverso i colori, le luci, le ombre e qualche effetto che può essere aggiunto attraverso lo sviluppo. Questo vuol dire anche lavorare bene con la post-produzione, imparare davvero come tirare fuori il meglio da uno scatto
scatto, perché ovviamente più conoscenze abbiamo in quel campo, più riusciamo a salvare foto o anche a dare il meglio dagli scatti. Questa è una cosa che è da tempo che si fa, non è che è stata fatta adesso con i computer, si faceva già nell'epoca della pellicola e nell'analogico, però è una cosa che secondo me può davvero aiutarci a crescere come fotografi, cercare di andare oltre quello che è la semplice sviluppo classico di una foto di paesaggio. Qui lo stesso c'è il discorso di prima, quindi ci sta a imparare da qualcuno, partire da una base, ma non copiare spudoratamente in continuazione qualcuno, ma piuttosto cercare di dire quello che possiamo dire noi con lo sviluppo fotografico. E quindi qui c'è l'ispirazione di prima. E l'ispirazione, io ragazzi vi consiglio sempre di ispirarvi da oltre persone brave, qualcuno che in qualche modo stimate, anche da qualcosa che è completamente diverso, fotografia, dal cinema, dai colori del cinema soprattutto, o anche, soprattutto io lo dico sempre, dalla pittura. Secondo me ogni tanto andare a un museo non fa poi così male. Il terzo consiglio che voglio darvi è quello di tornare o iniziare davvero a esplorare e cercare nuovi posti da immortalare e fotografare. Questo perché molto spesso, mi ci metto io in mezzo per primo, spesso andiamo sempre negli stessi posti a fare le foto e ci dimentichiamo che il bello alle volte della fotografia di paesaggio è quello di esplorare posti nuovi e cercare anche foto dove prima non le avevamo mai viste. Ovviamente è un po' più difficile quando siamo sempre, diciamo, nel giardino di casa nostra, per esempio noi nelle Marche, molto più facile invece quando è il giardino di qualcun altro, siamo in una qualche altra nazione. E non deve essere sempre per forza la grande vista con le montagne, non so, il mare sotto ruggente, può essere anche qualcosa di più piccolo, perché il paesaggio non è sempre grande, può essere anche qualcosa di più piccolo e più concentrato. Questo, ecco, io lo faccio solitamente a parte i vari social, che ovviamente quando qualcuno mette la foto di un posto tutti quanti poi ci vanno, c'è anche il, io utilizzo sempre spesso Google Maps, semplicemente Google Maps, perché posso zoomare nelle aree che mi interessano a livello satellitare e vedere se c'è qualche, non so, qualche roccia particolare che posso vedere come è messa, qualche, non so, il fiume che fa qualche forma particolare che può dare un interessante location. Alle volte la loro esplorazione non porta a dei grandi risultati, alle volte porta a qualche gemma particolare, qualche foto bella che in qualche modo è sempre pur sempre diversa dalla solita foto di paesaggio che solitamente vediamo nell'area in cui frequentiamo o in cui abitiamo. Il quarto consiglio che voglio dare in questa piccola mini guida per l'originalità nella fotografia di paesaggio è quello che è davvero a me più caro di tutti. Quello di smettere lo stesso di fare le cose come fanno gli altri, perché solo quello è il modo per fare le foto fatte per bene. Quindi è quello di sperimentare e cercare qualcosa di nuovo. Quindi cosa vuol dire? Io per esempio non sono un grande amante della foto tutta quanta F11 F13, classica fotografia di paesaggio. Mi piace per esempio sfocare molto spesso il primo piano se ho la possibilità. Questo non vuol dire che non c'è da fare sempre foto a F11, molto spesso le faccio ancora, soprattutto con il teleobiettivo, perché lì ho la massima nitidezza. Però ecco ragazzi, alle volte è bene sperimentare qualcosa di diverso, che non deve essere per forza solitamente a livello pratico, tecnico, quindi con i tempi o l'apertura, ma può essere anche solamente, e dico solamente con enorme, la composizione. Ci sono dei posti che ci sono solo alcune composizioni per fare delle foto e non esistono altre. Secondo me è una boiata enorme, perché è proprio la composizione, poi ne abbiamo parlato nello scorso video, che rende la foto anche molto personale, perché in qualche modo ci prendiamo il tempo, prendetevi il tempo, quindi lo stesso mezz'ora prima dell'alba e del tramonto, che buscolo che sia, prendetelo per riuscire a studiarvi bene la composizione, per riuscire a fare qualcosa di diverso e comporre anche un'immagine in modo diversa e accattivante rispetto alla classica foto che vedete su Instagram o da copertina. L'ultimo punto è quello ovviamente di uscire il più possibile quando possiamo, se ce lo fanno fare, e soprattutto cercare le condizioni buone, quindi quelle da oh mio Dio che alba fenomenale che ho trovato, ma non per questo non uscire perché le condizioni non sono ottime. E questo mi ci metto io per primo. Spesso quando c'è la condizione tipo classica marchigiana, come dico io, quindi tipo quello che c'è adesso, cielo piatto, vuoto, senza niente, che rimane dall'alba al tramonto,
ho un po' di difficoltà a uscire fuori di casa e dire andiamo a fare quattro passi, andiamo a fare quattro foto. Perché? Perché mi dico la condizione non ci piace, la condizione non funziona, non riuscirò a fare niente. Facendo così, sì, in parte è vero, perché le foto, quelle tradizionali, grandi viste, non usciranno mai quando una luce è così penosa o non c'è nemmeno un po' di interesse nel cielo, quanto c'è sempre Photoshop, bla bla bla. Un conto è in qualche modo dire ok, non c'è niente, mi limito. Un conto invece è dire esco uguale, forse più leggero, quindi non mi porto attrezzatura, treppiedi, filtri, eccetera, però cerco comunque di soprattutto godermi il momento e godermi l'aria aperta, che forse è la cosa più bella che c'è, il paesaggio, no, la cosa più romantica che dicevo prima, cioè stare nel momento, vivere il momento. E poi soprattutto cercare, nella condizione tra virgolette mediamente atroce che ci troviamo, cercare di fare qualcosa di diverso. E quindi lo stesso lì ci sta, sperimentare, provare lenti diverse o fare anche qualcosa che non è fotografia di paesaggio, non so, appostarsi e fare un po' di fotografia naturalistica quando capita, o fare ritratti, fare qualunque altra cosa. Poi ve lo dico subito, molto spesso capita che tornate a casa, scaricate le foto e fanno tutte quante schifo e le cancellate. E comunque anche cancellarsi tutte quante le fotografie è comunque del bel tempo che avete speso all'aria aperta, piuttosto che stare in casa a dire oddio la condizione non c'è, però forse migliora, forse no, e avete perso tempo inutilmente. Detto questo, quali sono secondo te gli accorgimenti per rendere una foto di paesaggio unica e originale? La fotografia di paesaggio è davvero morta? Fatelo sapere qui nei commenti, che è bello riuscire a creare una discussione qua sotto su un argomento un po' così sentito e così amato come la fotografia di paesaggio. Detto questo, spero che il video sia rimasto utile. Fatelo sapere con un mi piace e noi ci vediamo con un prossimo video qui su Filzante.